conferenza stampa questa mattina in Fiera del Levante a Bari è stato presentato il modulo 1 del corso di formazione Donne al Quadrato su pianificazione finanziaria familiare, un passo importante per realizzare i propri obiettivi di vita. Al termine della conferenza stampa è stato firmato il protocollo d'intesa tra il CIF della Camera di Commercio di Bari e la Global Thinking Foundation. Sì, allora buongiorno, vi pregherei di prendere posto così possiamo cominciare anche questa giornata dedicata al Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Bari, che vorrei ricordarvi è uno dei più antichi d'Italia. Venne istituito nel 2000 e oggi nel 2024 può vantare quasi 25 anni di attività, anzi lo dobbiamo ricordare perché l'anno prossimo abbiamo un'importante tappa anche da festeggiare. È chiaro che in questi anni sono tante le donne che hanno dato il loro apporto al comitato e io qui mi sento un po' a casa perché ho cominciato la mia attività in Camera di Commercio proprio attraverso il CIF, diventandone dopo anche la presidente, e quindi abbiamo cominciato a fare attività che andassero incontro alle necessità delle donne ma soprattutto delle imprenditrici. Non dobbiamo dimenticare che il nostro focus è proprio quello di aiutare l'imprenditoria femminile, che in Puglia può vantare sulle 380.000 imprese in generale, su ben 87.000 imprese guidate da donna, e lo fanno nei mestieri e soprattutto nei comparti più diversi, anche dove c'è sempre stato un appannaggio a favore dei colleghi uomini. Oggi sigliamo un protocollo però che come dire, dà forza alla leadership femminile. Lo facciamo con la dottoressa Segre, lo facciamo, adesso darò subito la parola anche a Marta, la presidente del comitato, Marta De Robertis, la presidente del comitato di imprenditoria femminile. Ecco, è appena arrivato il presidente della nuova fiera, Gaetano Frulli, che chiamerei anche qui sul palco per portare il saluto. Grazie Gaetano. Come vedete, il lavoro che Camera di Commercio sta cercando di fare è un lavoro di squadra rispetto alle tematiche che ci sono da affrontare e che riguardano direttamente le imprese. Qualcuno diceva, ecco, questa forse è una citazione che qualcuno avrà già sentito, che la velocità di un treno in realtà la stabilisce il vagone più lento. Sono certa. Ecco, siete all'inizio, quindi avete anche una visione diversa, anche facile costruire tutto quello che abbiamo l'obbligo come istituzione di fare. Grazie e benvenuti in fiera. Il comitato si occupa di promuovere e valorizzare l'imprenditoria femminile. In questo anno, perché il nostro comitato si è già insediato da un anno, abbiamo fatto un'attività di ricerca, chiamiamola così, diffondendo, abbiamo creato questo questionario che è stato diffuso. Abbiamo voluto dedicare questo spazio per la firma di questo protocollo all'interno della Camera della Fiera del Levante, perché riteniamo, questo è stato un po' anche il messaggio che abbiamo voluto dare ieri attraverso il recupero del format delle giornate del mezzogiorno, che pensate ebbe luogo esattamente nel 1948, la prima delle giornate.